te Corsini. La festa scudetto della Juventus ora a Torino, Juventus Roma, Giuseppe Bisantis. Ed è proprio questo il motivo di interesse, la coppa del nono scudetto consecutivo, il 36esimo complessivo è lì su un palco e alla fine della partita ci sarà la premiazione, ci saranno anche i big, quelli che Maurizio Sarri, non c'è neanche lui in panchina, squalificato, sostituito da Giovanni Martuscello, non ha convocato, vedi Cristiano Ronaldo, se ne è ampiamente parlato, ma anche Paolo Dybala che in borghese a bordo campo ha ricevuto l'ennesimo premio da Pavel Nedved. Spazio quindi a giocatori dell'Under 23 della Juve, squadra che ha disputato il campionato di Serie C vincendo anche la Coppa Italia di C, è fermata al playoff, sono tre nella formazione titolare iniziale, andiamo a vederla, la Juventus con Szczęsny in porta, Danilo, Bonucci, Rugani e Frabotta, eccone uno in difesa, Muratore ed ecco il secondo, Matuidi e Rabiot a centrocampo, Bernardeschi, Higuain e Zanimacchia il terzo davanti, anche la Roma propone qualche novità con Paolo Fonseca, lui sì in panchina, 3-4-2-1, Fusato si vede in porta per la prima volta per il brasiliano e il debutto, davanti a sé Ibañez, Smalling e Fazio, centrocampo con Zappacosta, Cristante, Vigare e Calafiori, giovane della primavera, Zaniolo dal primo minuto da quando è rientrato dall'infortunio, tra l'altro corso nella gara di andata all'Olimpico contro la Juventus lo scorso mese di gennaio, vinta dalla Juventus per 2-1, Zaniolo e Perotti a sfuggire l'unica punta che è Kalinic. A dirigere l'incontro Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, Giorgio Schenone di Genova e Giacomo Paganessi di Bergamo e guardialine, Daniele Orsato di Schio il quarto uomo, VAR, Luca Banti, Livorno e Filippo Medi di Parma, insomma nomi importanti anche per quel che riguarda i direttori di gara. Le squadre devono ancora fare il loro ingresso in campo, oggi Torino giornata torrida, 35 gradi, l'umidità altissima, adesso siamo stati a 31 e c'è anche una sottile pioggerellina. Studio Juventus che per questa serata di festa, ricordiamo, ci sarà la premiazione per il nono titolo consecutivo, il 36esimo complessivo, fa vedere la maglia del prossimo anno e diciamo noi, meno male, ritornano le strisce bianco-nere verticali, insomma una squadra nota in tutto il mondo per la sua maglia zebrata, quest'anno è andata la maglia a scacchi bianco-nera e sono sottili, neanche troppo marcate queste linee bianco e nere, dietro invece tutto bianco, calzoncini, calzettoni bianchi. Roma con la divisa che abbiamo già visto tre giorni fa sempre qui a Torino, nell'altro stadio di Torino, la partita vinta all'Olimpico Grande Torino contro i Granata, e il completo rosso scuro con numeri in bianco, i bordi sono arancioni, ritorna il lupetto stilizzato di fine anni 70, primi anni 80. Calcio d'angolo per la Lazio, viene battuto in questo momento, attenzione, spiove in area di rigore proprio sui piedi di Immobile, è arrivata una palla che il centravanti non è riuscita a toccare bene, ha quasi svirgolato, raccoglie nuovamente la sfera al limite dell'area di rigore, l'uomo più atteso della serata, quello che cercherà di strappare il record, Higuain, linea a Torino. E vi dà la linea Carlo Verna, mentre la Juventus si porta in avvantaggio e segna Gonzalo Higuain, proprio citato per difendere un record, non sarà record quest'anno perché insomma ne ha segnati pochi di gol, ma intanto ha sbloccato la situazione, al quinto minuto azione d'angolo dalla sinistra, schema, colpo di testa, Higuain posizionato dentro l'area piccola ha dovuto solamente spingere in porta, tenuto in gioco da un difensore della Roma, niente da fare per Fusato, l'angolo era scaturito da un calcio di punizione dalla destra di Bernardeschi che la testa di un difensore della Roma, Ibañez, aveva messo in calcio d'angolo, sul tiro è stato Rabiot a correggere, davvero schema chiamato, direi perfetto, Higuain si è trovato dove doveva essere, centro dell'area piccola e con il sinistro a porta vuota ha depositato in gol, quindi dopo 5 minuti si è sbloccato il punteggio, c'è una verifica VAR che non è assolutamente necessaria perché Higuain era nettamente tenuto in gioco e infatti il VAR conferma all'arbitro Rocchi che la decisione è giusta. Juventus 1, Roma 0, il gol al quinto di Higuain, adesso siamo al sesto e andiamo a Milano. Intanto c'è un'azione di Zappacosta della Roma con tiro che viene deviato in corner, ci sarà quindi il primo calcio d'angolo in favore della formazione della Roma, 1, ne ha battuto la Juventus, tra l'altro l'angolo decisivo dal quale poi è scaturito il gol di Higuain con prolungamento di Rabiot che poco fa ha fatto venire un brivido ai suoi tifosi in quanto si è accasciata palla lontana. Immobile gol, il passaggio
passaggio di Marusic, il tocco del centravanti torrese, il gol numero 36, record eguagliato da Immobile, 1-1 il punteggio al 22esimo qui al San Paolo. Non c'è check da parte dell'arbitro, si stanno solo per dire che sul calcio d'angolo poi è arrivato il gol del pareggio della Roma con Kalinic, quindi due gol entrambi su azioni d'angolo dopo quello di Higuain, bandierina di sinistra, Kalinic si è praticamente avvitato spalle alla porta e ha messo il pallone in fondo alla rete. Pareggio di testa di Kalinic al 21esimo su un angolo dalla sinistra, quasi spalle alla porta, Kalinic ha colpito direi di nuca e ha messo alle spalle dell'ex portiere giallorosso Szczęsny. Nel momento non collegato la cosa più bella ce l'ha fatta vedere Gianluca Frabotta, è debuttante esterno di sinistra della difesa, attinenze nel nome con Gianluca Zambrotta che insomma alla Juventus in quel ruolo ha dato il meglio di sé. Ovviamente l'augurio per Frabotta è di ripercorrere almeno una parte della carriera di Zambrotta, uno dei campioni del mondo di Berlino 2006. Ma cosa ha fatto? Al 31esimo ha preso palla sulla tre quarti della Roma, è andato dritto per dritto verso la porta, difesa d'affusato, ha calciato con il sinistro e il pallone è terminato di pochissimo a lato e insomma degli addetti ai lavori presenti hanno spontaneamente applaudito l'iniziativa di Frabotta. Linea Torino. 37esimo minuto anche qui, è sempre 1-1 anche qui, ma poco fa gol annullato alla Roma proprio del giovanissimo Calafiori, sarebbe stato un gran bel gol ancora su angolo, secondo angolo per la Roma. Szczęsny esce, anticipa due giocatori della Roma, sulla ribattuta si coordina, calcio di controbalzo, Calafiori e buca la porta, sembra tutto regolare ma in realtà sull'angolo battuto dalla destra la traiettoria è a rientrare, quindi esce e poi rientra, la segnalazione non è del VAR ma è del guardialine Paganessi e quindi gol annullato, azione viziata, peccato perché la coordinazione di Calafiori era stata sicuramente notevole. Ricordiamo che la Roma ha un vero e proprio tabù qui allo stadium dal 2011, da quando la Juventus gioca in questo impianto e sarà una casualità, ma da allora ha sempre vinto lo scudetto. La Roma in 10 precedenti, compresa la Coppa Italia, ha sempre perso. 10 su 10, 42 e mezzo. Juventus 1, Roma 1, linea Milano. Cartellino giallo nei confronti attenzione di Farago. Marchesi, ci interrompiamo per i rigori perché è stato assegnato un rigore alla Roma, fallo proprio su Calafiori e quindi non ha avuto dubbi Rocchi, ci sarà un tentativo dal dischetto per la Roma, interromperò quando tutto sarà pronto. D'accordo Bisantis, Milan 1 Cagliari 0 studio. Allora andiamo a Torino per il rigore, Bisantis. Ed eccolo il tiro di Perotti che batte Szczęsny, tiro lento lento sulla sinistra, Szczęsny intuisce ma non ci arriva, il gol di Perotti al 43esimo che porta in vantaggio la Roma a Torino. Perotti che questa sera gioca anche con la fascia di capitano, ricordiamo il fallo di Danilo su Calafiori, ginocchio contro ginocchio confermato anche dalla VAR, dal dischetto gol di Perotti 43esimo, Juventus 1 Roma 2, dunque la Roma ha ribaltato la situazione, conduce adesso qui a Torino per 2-1 sulla Juventus, ripetiamo ancora il rigore al 43esimo ancora una volta procurato da Calafiori che dopo un inizio timido ha segnato un gol molto bello, annullato poi non per colpa sua ma perché il pallone su angolo aveva varcato la linea di fondo e poi si è procurato il rigore anche con un certo mestiere, visto che parliamo di un ragazzo del 2002, è entrato in aria, è rientrato sulla destra, Danilo non ha frenato la corsa, ginocchio contro ginocchio, il contatto c'è stato, i rigori in questo cazzo si danno anche se poi Calafiori non ha fatto niente per restare in piedi, l'arbitro Rocchi ha avuto anche il consenso da parte del VAR dove operano Banti e Meli, dal dischetto un po' fiacco il tiro di Perotti, sì angolato ma non irresistibile, Szczęsny intuisce ma non riesce a bloccarlo e la Roma si porta avanti, la Juventus ha cercato subito nella ripresa con l'iniziativa di Higuain al primo minuto un diagonale secco ma centrale che il debuttante portiere brasiliano Fusato ha parato con un po' di difficoltà. Poco fa Roma vicinissima al gol del 3-1 alla terza, ancora con Kalinic autore del primo gol su cross dalla destra di Zappa Costa, controllo dal limite, tiro, c'è una deviazione prima di Rabiot, è davvero difficile quella di Szczęsny che con un colpo di reni manda in corner, entra con il numero 28 Demiral, anche lui è fermo dalla partita d'andata giocata lo scorso mese di gennaio all'Olimpico, grave infortunio e il turco difensore
difensore del futuro, entra al posto di Bonucci. Demiral, che ritorna in campo quindi dopo 7 mesi, visto che la gara di andata all'Olimpico si disputò il 12 gennaio di questo anno e vide il successo della Juventus per 2-1 in casa della Roma. Il turco ex Bayern. Attenzione, terzo gol della Roma, Zaniolo al 6° minuto, Juventus 1, Roma 3, ancora Milano. Grazie Bisantis. Allora io vi confermo il gol della Roma, 3-1 per la Roma qui a Torino, ma rettifico il marcatore, evidentemente incantati dall'azione di Zaniolo. Ci siamo fermati qui perché Zaniolo ha preso palla sulla tre quarti, ha dribblato tre avversari, è entrato in area di rigore, poi ha ceduto a Perotti che ha segnato il gol di Perotti, ma tutti sono andati ad abbracciare Zaniolo. Zaniolo che sembrava aver segnato, infatti l'80% di merito del gol è suo, senza nulla togliere a Perotti che si è inserito, che ha segnato e che ha fatto per lui dunque una doppietta. E quindi la Roma meritatamente sta conducendo qui a Torino per 3-1, vuole rovinare la festa alla Juventus facendo cadere l'imbattibilità dello stadium. E ricordiamo anche che la Roma in 10 precedenti su 10 qui dal 2011, compresa la Coppa Italia, è sempre uscita sconfitta dallo stadium. Quindi è 3-1 per la Roma, doppietta di Perotti dopo una grandissima azione di Zaniolo, il gol messo a segno dall'argentino questa sera, fascia di capitano. Poi c'è stato un palo interno di Ramsey per la Juventus, anche lui nuovo entrato. Perotti protagonista oggi con una doppietta, il primo su calcio di rigore al 22esimo dallo spigolo sinistro dell'area di rigore della Juve, ha calciato a giro, Szczęsny in tuffo ha dovuto deviare in calcio d'angolo pericoloso. Al 44esimo Olivieri, che ha calciato in sinistro e qui fusato, si è fatto trovare pronto a mani aperte, poi una serie di angoli con la difesa della Roma che ha avuto la meglio. Roma che prova anche a ripartire, ultimi 10 secondi, Rugani va a interrompere l'azione di Kluivert, vedremo se ci sarà tempo per un'altra azione della Juventus. 5 secondi al termine, ancora Juventus con Muratore, Ramsey, tocco all'indietro, l'arbitro al fischietto in bocca e dopo 10 sconfitte consecutive qui allo stadium la Roma viola un tabù, batte la Juventus per 3-1, Juventus che proprio all'ultima perde l'imbattibilità interna, ma adesso ci sarà la festa e noi la racconteremo sulle onde di Radio 1. Dalle Repice, scusa se ti interrompo da Torino, però visto noi esaltiamo sempre i grandi campioni, ogni tanto esaltiamo un arbitro. Quella di oggi è stata l'ultima partita di Gianluca Rocchi e adesso c'è una festa per lui, con tutti i giocatori delle due squadre schierate ad applaudire l'arbitro fiorentino che è commosso, sta salutando. Succede anche questo. Scusa per l'interruzione, a te la linea. Hai fatto benissimo Giuseppe Bisantis, Gianluca Rocchi, arbitro fiorentino, uno dei migliori fischietti della nostra classe arbitrale, tra l'altro protagonista di una Juventus-Roma dove il protagonista era Rudy Garcia, finito 3-2, non senza polemiche, ma comunque un grandissimo arbitro. Allora sentiamo intanto com'è la festa juventina, se di festa si può parlare. Torniamo a Torino da Bisantis. Ma guarda Corsini, ribadisco che adesso al centro dell'attenzione c'è Gianluca Rocchi, che per raggiunti i limiti d'età oggi ha diretto bene, una partita non difficile per la verità, l'ultima partita della sua brillante carriera. Addirittura i giocatori lo hanno spruzzato con lo spray tipico dei loro festeggiamenti e lui molto ironicamente ha estratto il cartellino rosso per tutti i giocatori. Insomma, clima molto goliardico, mentre la Juventus, adesso abbiamo visto in divisa da gioco anche i big che oggi non c'erano, fra un po' ci sarà la passerella per la festa della Juventus, anche se questa partita vede gioire la Roma che ha violato lo stadium per la prima volta nella sua storia con un netto, eloquente e meritato 3-1. Giorgio Chiellini, capitano, che alza la coppa qui sotto la tribuna e vediamo che adesso ci sono anche i coriandoli, come sempre luminosi per questo festeggiamento, ovviamente in tono minore come è giusto che sia visto il periodo che stiamo vivendo, non in mezzo al campo ma praticamente sotto la nostra postazione alla tribuna. Ripeto, non li vediamo direttamente, li vediamo tramite uno schermo e vediamo la coppa che adesso passa nelle mani di Bonucci, che poi la cede a quello che potrebbe essere uno dei suoi eredi, ossia il turco Demiral. Adesso i colori verde, bianco e rosso per questo ennesimo scudetto della squadra che è considerata la fidanzata d'Italia, visto che è la squadra che ha
più tifosi nel nostro paese, amatissima, anche odiata ovviamente dai rivali, ma come si può tra virgolette odiare sportivamente parlando una squadra che vince quello che c'è da vincere, e in Italia praticamente non ce n'è nessuno. Un primo scudetto che è arrivato nel 1905, siamo arrivati al 2020 e la Juventus continua a esserci, continua a vincere. Certo, questa stagione rispetto agli altri 8 titoli consecutivi ha visto il numero di punti inferiore, il distacco inferiore rispetto alla seconda, l'Inter, anche se ripetiamo tutto questo si è concretizzato nel finale, realmente l'Inter forse non ha avuto mai la possibilità di avvicinare la Juventus, però poi grandi delusioni, Supercoppa a dicembre a Riyadh contro la Lazio, a giugno la Coppa Italia perse rigori con il Napoli, il vero obiettivo è la Champions League, il 7 qui arriverà il Lione, da un lato riposato, dall'altro con pochissime partite nelle gambe, certo la Juventus forse invece ne ha avute troppe partite ravvicinate. Viene innaffiato anche Maurizio Sarri, il quale oggi squalificato ha lasciato la panchina al vice Giovanni Martuscello, lui comunque è rimasto in tribuna, poteva fumare, cosa che in campo non si può fare, ma in tribuna da spettatore poteva fumare, ha preso tanti appunti, qualcuno lo ha visto un po' solo perché non c'erano altri vicino a lui, ma probabilmente ha voluto lui così, adesso ha indossato la divisa sociale, lui che è sempre stato un po' refrattario alla giacca e cravatta, ma qui alla Juventus noblesse oblige, il momento era solenne, Bisantis. E adesso il vestito sarà da portare in tintoria perché è stato totalmente innaffiato dallo spumante dei giocatori della Juve, che festeggiano in modo contenuto perché domani di nuovo si torna al lavoro, e tra l'altro la cosa che mi fa particolarmente piacere è che la Juventus torna alle strisce bianconere, perché tutti conoscono la Juventus con le strisce bianconere, quest'anno per una scelta di marketing non c'è stata, è stata privilegiata una maglia a scacchi bianconera che non è stata mai realmente amata, non è il bianconero che conoscevamo noi perché è un bianconero abbastanza tenue, dietro è tutto bianco, e il prossimo anno sarà questo, però la Juventus è bianconera, e adesso con la musica che accompagna sempre l'ingresso in campo della Juve prima delle partite allo stadium e che sentite anche voi in sottofondo grazie all'assistenza tecnica di Andrea Montone, entrano i giocatori in campo con la coppa tenuta da ancora Leonardo Bonucci, ci sarà il giro di campo, ci sarà la foto di gruppo che resterà nella storia, vediamo anche Gigi Buffon che si aggrega al gruppo insieme agli altri portieri Szczęsny e Pinzolio, arrivano, ci sarà il momento culminante praticamente del festeggiamento attorno alla coppa per le foto a beneficio dei fotografi, degli operatori televisivi, ed eccolo, ancora fuochi d'artificio alle spalle dei giocatori, questa volta sì, nel cerchio di centrocampo oppure qualche metro fuori, anche perché nel cerchio di centrocampo ci sono i festoni e la festa della Juventus, saltano tutti, c'è anche Maurizio Sarri, si avvicinano adesso anche i dirigenti che ovviamente vogliono esserci e rubare una foto, ma molti non ce la faranno perché il gruppo si è già sciolto, alcuni giocatori sono andati via, viene richiamato Douglas Costa che quindi va lì, e a questo punto anche i dirigenti, perché dietro a una squadra ci sono i tecnici, ci sono i giocatori, ma ci sono anche i dirigenti, funzionari, i team manager, gli impiegati, l'ufficio stampa, quelli che stanno alle porte per gli ingressi, quelli che controllano gli accrediti, insomma è tutta una società che poi alla fine può fregiarsi del titolo, e questo è il titolo numero 36 della Juventus. Noi ovviamente ci atteniamo ai dati ufficiali, e quello dobbiamo fare perché sapete c'è una contestazione per due titoli della Juventus che sono stati annullati, tolti nell'era Calciopoli, i titoli sono 36 ed è inarrivabile rispetto alle altre squadre, però la fame di vincere c'è sempre, 36 titoli, ma quello che fa impressione è 9 consecutivi, cosa mai successa in Italia, caduti tutti i record, sempre scudetto da quando la Juventus nel 2011 ha iniziato a giocare in questo stadio, lo Juventus Stadium, stadio di proprietà, e secondo molti questa potrebbe essere la grande forza di questa società che già sta lavorando sul mercato acquistando giocatori importanti come Arthur, come Kulusevski, insomma una Juventus che per forza di cose si rinnoverà, e poi ovviamente la stagione non è ancora finita, si cercherà l'obiettivo, poi sì, se dovesse arrivare la delusione qualcuno magari avrà qualcosa da ridire sulla posizione del tecnico, ma finora a parole sono tutti confermati. E allora questa è la festa, benissimo. Credo di averla fotografata in modo da raggiungere i nostri radioascoltatori,
è ormai una scena consueta da 9 anni che la raccontiamo. E quindi Juventus campione d'Italia 2020, grazie ad Andrea Montone per l'assistenza tecnica, grazie a tutti, la Juventus festeggia il suo titolo. Grazie davvero a Giuseppe Bisantis.